Mi chiamo Valerio, sono uno studente di lettere, mi sto per laureare. Ho studiato per un po', però ho capito che non ero portato per lo studio. Sono Enrico, sono un tifoso da Roma e lavoro nei locali da ormai 10 anni. Faccio il secondo chef. Ho 22 anni e organizzo tornei di calcetto da quando avevo 16 anni. Ovviamente tipo la mia città che è Roma. L'amicizia per me è quel senso di comunione, che stai al tavolo, parli, poi puoi stare mezz'ora in silenzio, te sei capito comunque. Ci può essere amicizia fra tifosi e avversari. Dentro 90 minuti potrei sgozzare tutti i miei migliori amici. Mio padre è della Juve, mio fratello del Milan. Molti amici razziali, per esempio, comunque ci vediamo anche il derby, non è... c'è senso molto... Un nemico si trova in guerra, nel calcio c'è l'avversario. Roma è la città più bella del mondo perché... Perché è viscerale, è bella sanguigna. Ogni angolo c'è uno scorcio, anche se stai bloccato nel traffico. Perché è la città storicamente più importante della storia dell'umanità. È la capitale del mondo. Senza alcuna presunzione. No, oddio, con un po' di presunzione sì, ma quella giusta non è neanche siamo migliori, ma noi siamo da Roma. Quindi lasciateci essere minimo superbi. Siamo infantili. Gassman usciva dal Tugurio dove viveva con quei pochi spicci di osanna a spendere allo stadio e urlava manco poco. Il calcio, proprio il conflitto familiare, per me è vita. È un'occasione di star bene, di soffrire. Il calcio, nello specifico, per me è Roma. A Roma ogni tanto soprattutto di soffrire. Come dei pazzi quando perdiamo. Di ritrovarsi la domenica a casa di mia cugina, a gricia, a carbonara di mio padre. A staccare da tutto il resto, dal lavoro, dalla ragazza che non potrà mai capire questa tua passione. Cos'è la Roma? È come la ragazza che ami, no? La tifoseria più bella del mondo è la tifoseria della Roma? È il sapere di appartenere fra le varie squadre che ci sono, proprio a quella che non ha vinto più di tanto. Non sono abbonato da 20 anni. Proprio a quella che sembra proprio che hanno dato un aiutino all'altro e a te non te si sono voluti filare. Ho fatto tutto lo stadio, prima Montemario, poi Curva, adesso potete. Russell Crowe, l'attore protagonista del Gladiatore, quando è venuto a Roma, la prima cosa che ha pensato, scambiasse la maglietta con Totti. A Roma di pazienza tocca armarcese ogni volta, pure se giochi contro una squadra di Serie C. Per i ragazzi del Napoli c'è un messaggio chiaro. Convertitevi. Anzi, una domanda. Come si fa? Io sul serio non capisco l'impegno, la dedizione che ci vuole per dedicarsi a una squadra che non sia la Roma. Mia nonna era una grande signora di Napoli, ma era tifosa della Roma. È una partita molto difficile. Fuori casa, nel tempio del Napoli, con tutta sta nuvola azzurra intorno, che a noi l'azzurro non ci è mai piaciuto tanto. Speriamo di non prenderne 3, perché comunque è periodo quello che è. Quindi possiamo dire che Roma e Napoli siano sorelle, solo che magari a maggiore siamo noi. Fateci largo che passiamo noi. Sti giovanotti de sta Roma bella. Siamo ragazzi fatti col pennello. E le ragazze famo innamorà. E le ragazze famo innamorà.